Sei qua te? No, lo sai qua. Pronti via? Buono. Allora, settimana intensa, anche perché prepararsi contro una squadra come Venezia bisogna veramente essere molto concentrati. Ragazzi, è stato spiegato, devo dire che sono ben consci dell'avversario che andiamo a incontrare, anche perché l'abbiamo incontrato in precampionato, abbiamo preso 30 punti, e quindi questi sono schiaffi che non si dimenticano. E nonostante qualche acciacco corso in settimana a Valerio Mazzola del ginocchio, a Zell, che è quello un po' più complicato, anche lui ha preso una forte botta al ginocchio, speriamo domani ci possa essere, ha mancato gli ultimi due allenamenti, gli altri bene o male sono a posto, e quindi sicuramente andremo con l'organico al completo, magari un po' acciaccati, ripeto, soprattutto per quanto riguarda Jeremy. Dicevo, abbiamo lavorato molto intensamente, perché la squadra, cioè le recalcate, è una squadra che ti mette in difficoltà, perché ha lunghi molto atipici. Domenica Brindisi è partita con Peric e Res, e quindi non ha lunghi veri, ma ha lunghi che possono produrre molti punti anche lontano da canestro, e quindi dobbiamo un po' adeguarci. In più offre varie situazioni tattiche, tra le quali una difesa 3-2 che può essere anche molto ostica se non si ha l'adeguata preparazione nell'attaccarla, e anche avere la freddezza e di tirare da fuori e segnare da fuori. Quindi una squadra che si mette a posto da sola anche nelle difficoltà, una squadra che ha tanta esperienza, ripeto, con il blocco dei giocatori di Siena, tra i quali si aggiungerà anche Spencer Nelson, non in questa partita, ma insieme a Viggiano, e poi ovviamente Phil Goss, che sicuramente uno dei primi tre realizzatori dell'anno scorso, un giocatore con una gioia di presentazione. Che dire, il nostro piano partita è quello ovviamente di essere molto aggressivi in difesa. Giochiamo in casa, vogliamo far valere il fattore campo, e quindi dobbiamo spendere veramente tutte energie dall'inizio fino alla fine, anche se magari ogni tanto arriviamo corti, però come è successo anche a Pistoia, l'energia nervosa deve prevalere, deve essere veramente aggressivi mentalmente e avere grande concentrazione sui 40 minuti. Squadre come quelle di Venezia, costruite per vincere, testimonia il fatto che sono in vetta alla classifica, sono quelle squadre che appena fai un piccolo errore ti puniscono. Quindi dobbiamo limitare molto i nostri errori mentali, che sono secondo me forse la parte maggiore, più di quelli che la difesa stessa di Venezia ci costringerà a fare. Quindi parte molto da noi la partita, la dobbiamo fare su tutti i due fronti, sia attacco che difesa. Se avete delle domande, sono qua. Avete vissuto il dopo Pistoia come un effettivo salto di qualità? Diciamo che l'abbiamo vissuto con grande concentrazione, nel senso che le vittorie ti portano entusiasmo, ma anche molta voglia di lavorare, e questo l'abbiamo tradotto subito da martedì, dove c'è stata veramente bella intensità negli allenamenti. Quindi il passo avanti lo dobbiamo costruire giorno per giorno. Le vittorie ti danno un po' di fiducia in più per lavorare con grande intensità. Hazel come sta? In dubbio, ce l'avrai sicuro, no, ma non al 100%. Lui si cambia sicuramente, proverà sicuramente a questo ginocchio che ha un po' di liquido che adesso sta riassorbendo ed è molto dolente. È ovvio che con un ginocchio dolente non si fanno grandi cose nella pallacanestro, però lui ci vuole essere, e sono sicuro che domani, quando ti dirò come sta, mi dirà sto bene, perché fa sempre così, e poi speriamo che lo sia anche realmente. Anche perché, ripeto, bisogna correre dietro a questi qua a livello difensivo, non è così facile, insomma. Non è così facile, perché sono tutti giocatori che possono segnare tanti punti. Lui ha saltato ieri e anche stamattina? Sì, ha provato, ma adesso là sul lettino a fare terapia. In azione 3 giorni fa se ne sono crollati in 3, quindi... però piano piano Valerio è riassorbito, stringe i denti, ci sarà, e quindi abbiamo fatto una buona settimana di allenamenti molto intensa, Gilchrist fra tutti, è veramente bravo,
si può trovare pronto all'impegno. Si è sentito, non dico sotto esame, però che dovesse dare qualcosa in più, ha avuto lui stesso questa sensazione, cioè ti ha fatto capire di aver avuto questa sensazione e quindi di aver aumentato magari l'impegno in settimana comunque? Beh, gliel'ho fatto capire, gliel'ho detto, quindi senza tanti giri di parole, credo che i giocatori hanno la piena consapevolezza quando giocano al di sotto delle possibilità, ma non solo lui, Gheddi, tanti ragazzi, voglio dire, Portanese, per tutti questi giocatori qua devono mostrare sempre il 101% proprio di impegno anche fisico, mentale, cioè, noi non possiamo risparmiarci, non ci possiamo risparmiare, a costo di arrivare anche un po' stanchi alla partita, se no non miglioriamo, noi non possiamo essere una squadra che durante la settimana si mantiene, dobbiamo per forza migliorare, quindi ogni allenamento per noi è una gara di campionato. Spesso dici che la squadra è consapevole. Sì. Quali sono i segnali di questa consapevolezza? I segnali sono che certe situazioni tattiche vengono automatizzate. Parlo soprattutto dell'attacco e anche della difesa. Io parlo sempre di consapevolezza tecnica. Poi è ovvio che le motivazioni in partita, lo stress, qualche fischiata che magari ti fa andare via di testa, questo è più incontrollato. Però certe abitudini tecniche stanno cominciando pianamente a consolidarsi e quindi con di consapevolezza di quelle due o tre cose che dobbiamo fare, quella c'è. Poi tradurla in effettivo rendimento dipende anche dall'avversario, dipende anche dal momento partita. Questo è un po' quello che io intendo per consapevolezza, riguardo soprattutto il piano tecnico. L'altra cosa che ci fa riflettere Massimo, che la consapevolezza è anche quella di sapere chi andiamo a incontrare, ecco, quindi conoscono bene le caratteristiche, la portata dell'avversario, sanno bene che è una squadra molto esperta che ci ha asfaltato durante il precampionato e quindi cioè questa è la cicatrice che rimane, voglio dire. Quindi quando la guardi ti vengono in mente le cose. Altre cose? Ti manca Goss. Ti manca Goss. Bene, inizio lo farà a Ray. Ma un po' tutti, adesso vediamo. Stamente vediamo perché poi dipende anche che quintetto fanno loro, perché noi ipotizziamo il quintetto, ma siccome ne ha cambiati anche Charlie, vediamo un attimo. Però tutti sono pronti a fare tutto. Simone, tutto. La squadra che scappa, nel senso che appunto non ha riferimenti. I giocatori possono battere l'uomo, queste sono squadre pericolose proprio per questo, perché Julian Stone batte facilmente l'uomo, Phil Goss non ne parliamo, i lunghi anche loro, paradossalmente forse Vigiano il giocatore più tiratore e tra virgolette più stanco, quindi la squadra è un po' da prendere con le mani, lo stesso Ruzier ha una bella faccia da culo, forse si può dire, ma nel senso positivo del termine, non ha sentito minimamente il salto di qualità e gioca 15 minuti di qualità. Quindi poi è bravo, sappiamo che è calcato, è bravo a conferire questa serenità in attacco alle squadre che allena, non c'entra fare. Quindi tutti i giocatori acquistano una confidenza, una fiducia da subito. E questo è un merito che va ascritto a Charlie, non c'entra fare. Non è il caso che Venezia è già subito uno dei migliori attacchi della serie. Non è il caso. A posto? Soddisfatti e rimborsati. Va bene. Grazie. Grazie a voi, grazie.